di una casa parigina ci sono due scrivanie. Su una Simon apre un quaderno e sull'altra Sartre sfoglia un giornale. Un telefono nero, una pila di libri, una teiera. Simon è seduto a una scrivania. Indossa un golfino bianco. Ci guarda. Sorride. In tutte queste foto sta scrivendo e in tutte ha questa pettinatura incredibile. Mentre studiavo per preparare questo spettacolo, c'è stato un momento molto importante per me in cui ho fatto un sogno. In quei giorni me ne andavo in giro con il mio registratore, che è un Tascam. Tascam DR07, per essere precisi, a fare delle domande alle persone e tra le altre cose chiedevo: ma esiste un luogo in questa società in cui è ancora possibile manifestare un dolore? Che rito collettivo immagini o ti piacerebbe fare in relazione alla morte? E poco tempo prima mi ero trovata tra le mani un libro, Una morte dolcissima, che è il racconto di una morte, appunto, quella della madre di Simone de Beauvoir. È una specie di diario in cui Simone racconta il dolore dell'ultimo mese accanto alla mamma in ospedale e lo fa cercando di accoglierlo, questo dolore, di riconoscerlo, di ricostruire la storia del rapporto con sua madre anche attraverso quel dolore. Allora io mi sono detta: ma questo non è un dolore mortifero, questo è un dolore vitale. Non viene cancellato, non viene messo a tacere, sottratto alla vista, insieme ai corpi di chi amiamo, di chi ci viene a mancare. È un dolore che può esistere. Ma perché può? Quali sono le condizioni di questa possibilità? Allora io ho pensato a me. Ho pensato a questo nostro tempo, a come io mi senta sempre di più un individuo isolato, senza un luogo nel quale far approdare questi pensieri, nel quale manifestarli. Come dialoga l'occultamento del dolore con il suo svelamento? Buonasera, dottore. Un tumore. Un cancro. Mamma ha un cancro. Lo ha tenuto per tutta la vita, sa? Come non passerà la giornata? Ripulirle lo stomaco. Ma perché questa sonda, scusi? Ma perché torturare mamma se non c'è più speranza? Quando l'infermiera mi disse di entrare, dal naso di mamma usciva un tubo di plastica trasparente che andava a finire in un boccale. Lei mi disse con un soffio che la sonda non le dava troppo fastidio. Pativa la sete, non doveva bere. Un'infermiera le accostava alla bocca una pipetta. Mamma si umettava le labbra, ma senza inghiottire. Io non riuscivo a staccare gli occhi da quel suo succhiare, avido e trattenuto a un tempo, da quel labbro ombrato da una lieve peluria che si gonfiava come durante la mia infanzia quando mamma era scontenta o imbarazzata. I dottori le palpano l'addome rigonfio, sotto le loro dita mamma urla, geme. Vogliono tentare l'operazione. Dopotutto non è assolutamente certo si tratti di cancro, meglio tentare.
singhiozzava. Hanno aperto. 2 litri di pus nel ventre. Il peritoneo scoppiato. Un tumore enorme, un cancro della peggiore specie. Io tornai a casa e chiacchierai con Sartre. Ascoltammo insieme musica di Bartok. Poi, all'improvviso, alle 11 di sera, crisi di lacrime e di nervi. Stupore. Quando morì mio padre non versai una lacrima. Tutti i miei dolori fino a quella notte li avevo compresi. Persino quando me ne sentivo sommersa mi riconoscevo in loro. Questa volta non io, ma qualcun altro piangeva in me. Parlai a Sartre della bocca di mamma, di come l'avevo vista al mattino e di tutto quello che vi leggevo. Ghiottoneria respinta, umiltà, quasi servile, speranza, angoscia e una solitudine. Quella della sua morte, quella della sua vita, che si rifiutava di riconoscere se stessa. E la mia bocca mi disse lui poi, non mi obbediva più. Io avevo posato sulla mia faccia la bocca di mamma e ne imitavo mio malgrado la mimica. Tutta la sua presenza, tutta la sua persona vi erano materializzate. E la compassione mi straziava. Samba, mi piacerebbe. Magari mi metterei
Che ne so, farci una festa ricordando la persona che... oppure regalandoci degli aneddoti, delle storie. Viene toccato, preparato, come se stesse andando appunto a una festa. È bellissimo perché preparano del cibo per i morti. Anche perché il dolore esiste e non lo togli. Fanno questa festa insieme al morto, cioè non per il morto. Mi piacerebbe tanto una festa. Una festa? No, mi piacerebbe una cosa collata. Tanto. Sì, una festa.